Siamo in collegamento con Roberto Braibanti, manager ambientale. Ben trovato, grazie per essere collegato con noi. Festa Grazie a voi. dell'albero in Villa Floridiana il 21 novembre, salvo imprevisti legati al maltempo. C'è bisogno di sensibilizzare i più giovani, quindi i ragazzi delle scuole, al rispetto dell'ambiente. Certamente sì, la festa dell'albero è sicuramente un'occasione importante da questo punto di vista, che capita ogni anno il 21 novembre. Le immagini che vedete sullo sfondo sono esattamente quelle della Festa dell'Albero che le stesse associazioni che la organizzano quest'anno o la organizzarono l'anno scorso. Per fortuna l'anno scorso il tempo era più clemente di adesso, quest'anno forse sarà un po' più complicato perché purtroppo le perturbazioni stanno rendendo un po' complicata questa organizzazione per la prossima martedì. In generale, comunque, possiamo dire che la festa dell'albero viene fatta proprio per sensibilizzare le generazioni più piccole al rispetto e alla conoscenza del patrimonio verde che ci viene fornito dalla natura, ma soprattutto quello della nostra città. E sicuramente quello dei parchi, perché quest'anno la festa dell'albero è dedicata ai parchi della nostra città, della città di Napoli, è sicuramente un rapporto importante da ricostruire, perché purtroppo sappiamo che i parchi cittadini hanno avuto qualche problema negli ultimi anni, un po' di abbandono, un po' di incuria e hanno un po' sofferto questo tipo di problematica. E quindi è molto importante da questo punto di vista, collaborando anche con le istituzioni che saranno presenti a questa manifestazione, rifar recuperare ai ragazzi il rapporto con i parchi e soprattutto con quei pezzi di natura che ormai sono molto rari sui nostri territori. Certo, lei ha usato quasi un eufemismo dicendo che i parchi, insomma, non stanno messi troppo bene, sono io a dirlo, sono messi veramente malissimo, è una situazione devastante per quanto riguarda il verde pubblico in città. Una cosa carina, le associazioni doneranno piccoli arbusti che successivamente verranno messi a dimora, un piccolo segnale per far capire quanto sia importante il verde per la nostra salute. Prima di salutarci, ricordiamo le associazioni che hanno voluto fortemente questa manifestazione. Allora, il Comitato Vomero, Gazebo Verde e OBGEA, che è l'associazione che io presiedo. Allora, l'appuntamento dunque è il 21 novembre, salvo, lo ripetiamo, imprevisti dovuti al maltempo, ma sicuramente voi ci informerete laddove ci dovesse essere uno slittamento del giorno della manifestazione. Intanto invitiamo tutti i ragazzi a partecipare, a salvaguardare l'ambiente, più che mai indispensabile anche in questo momento di profondi cambiamenti climatici. Bisogna interrogarsi anche su quanto è stato fatto. Certamente sì, perché con il cambiamento del clima il ruolo degli alberi è fondamentale, perché gli alberi sono l'unica macchina naturale che abbiamo che riduce la CO2 tramite la fotosintesi clorofilliana, produce ossigeno, riduce l'inquinamento che noi troviamo nell'aria e anche dà un grande apporto sia nello stoccaggio dell'acqua a livello delle falde acquifere, quindi per la siccità estiva, sia nel ridurre le temperature quando ci troviamo in estate e abbiamo temperature superiori ai 40 gradi. Gli alberi sono delle vere e proprie infrastrutture urbane e sanitarie, oltre ad essere belli. Quindi è fondamentale che i ragazzi capiscano la loro importanza. La salutiamo, la ringraziamo e le auguriamo in bocca al lupo per la manifestazione. Arrivederci. Grazie a voi.